te. Io penso che noi dobbiamo tornare a sognare in grande. Dobbiamo elaborare visioni prospettiche in grande. Qualche giorno fa qualcuno mi ha chiesto: ma la Calabria, secondo lei, c'è di che cosa ha bisogno? Io ho detto: ho capito solo una cosa, dopo 6 anni. Che in Calabria dobbiamo utilizzare in modo radicale la parabola del seminatore. Preso il via lo scorso 12 giugno presso la chiesa di San Girolamo a Castrovillari, la scuola diocesana di formazione alla cittadinanza responsabile Arete. Fortemente voluto dal vescovo della diocesi di Cassano, Monsignor Francesco Savino, e dal direttore dell'ufficio diocesano per lo sviluppo integrale, Mimmo Graziano, il progetto vuole essere, per come gli stessi hanno sottolineato, un compito indispensabile di responsabilità. Il potere. Ma il sottotitolo mi piace ancora di più. Il progetto era stato presentato ufficialmente lo scorso 30 ottobre con una lectio magistralis tenuta dal gesuita padre Francesco Occhetta, dal titolo Ricostruiamo la politica, orientarsi nel tempo del populismo. Testimoniare la presenza di tutti, dai giovani ai meno giovani, affinché la scuola diventi una vera scommessa, un luogo teologico di relazione e di ricchezza. Così Mimmo Graziano nelle parole introduttive alla giornata che ha visto relatore il professor Rocco D'Ambrosio, ordinario di filosofia e politica presso la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana in Roma, che ha magistralmente relazionato sul tema la politica tra identità, storia e prospettive, offrendo ai presenti degli indirizzi di pensiero che hanno dato il via ad approfondimenti durante il successivo dibattito. Abbiamo bisogno di ricominciare a sognare in grande per ricostruire le nostre comunità sull'etica e sulla responsabilità. Questa dunque è una delle mission che vuole avere la scuola Arete per il vescovo di Cassano, Monsignor Francesco Savino.